Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio parlarvi di un luogo veramente particolarissimo. Mi ha colpito veramente molto questo luogo. Si tratta di una chiesa al cui interno sono state installate delle statue di fantasmi. Quindi è la chiesa dei veri fantasmi, perché qui non sono più presenze che si percepiscono, ma è qualcosa che si vede ed è reale, perché comunque ha un impatto visivo ed emotivo veramente particolare. Si tratta della chiesa di San Giorgio, che si trova a Lukova, un paesino a 200 km da Praga. Questa chiesa ha una storia molto particolare, è stata costruita nel 1352 e poi nel 1968 è stata abbandonata completamente. Questo a seguito di un episodio tragico avvenuto durante un funerale. C'era questo funerale e il tetto della chiesa è crollato. Quindi questo tragico evento ha fatto sì che la chiesa venisse abbandonata non solo perché mancava il tetto, ma anche perché questo evento è stato, diciamo così, classificato come un evento che in qualche modo derivava dalla volontà di alcuni spiriti presenti nella chiesa. Le persone erano convinte che le anime presenti nella chiesa, intrappolate sulla terra, attraverso il crollo del tetto volessero dare un messaggio, ossia quello di lasciare le anime nel silenzio eterno. E quindi hanno fatto crollare il tetto. Ovviamente questa è una credenza popolare, una leggenda, però il tetto è crollato sul serio e questo ha fatto sì che la chiesa non venisse mai riparata e venisse lasciata in stato di totale abbandono. Poi negli anni 2000, nel 2012 in particolare, si è pensato di fare una raccolta fondi per aggiustare il tetto e ad uno studente di arte è venuta un'idea veramente particolare ma anche molto macabra. Lui ha pensato di fare qualcosa di forte che attirasse di nuovo i fedeli nella chiesa. Ha chiesto ad alcuni parrocchiani volontari di concedere il calco del loro corpo, ovviamente il calco del loro corpo, ma non ha ucciso nessuno, nel senso che lui ha preso la forma del corpo, ne ha fatto il calco, ma non è stata una cosa macabra, è stata una cosa fatta a regola d'arte, una cosa artistica. Quindi ha preso il calco del loro corpo, li ha messi in varie posizioni, quindi in piedi, seduti, magari con il viso appoggiato sulla mano in questo modo, come se stessero pregando. Quindi ha fatto diverse posizioni, ha preso i calchi e ha costruito delle statue. E fin lì potreste dire, vabbè, tutto normale. No, perché in realtà su queste statue ha messo un lenzuolo, quindi lui ha ricoperto le statue con un lenzuolo, che in realtà è un lenzuolo che anch'esso fa parte della statua, quindi non è un pezzo di stoffa, è proprio la scultura. Ha fatto questa scultura con questo lenzuolo sopra, con gli occhi coperti ovviamente, e ha posizionato tutte queste statue all'interno della chiesa. Questi personaggi seguono una messa immaginaria, perché se voi entrate nella chiesa avete proprio l'impressione di vedere dei fantasmi che sono seduti sulle panche o sono in piedi agli angoli della chiesa, che seguono una messa immaginaria. Quindi è un'opera d'arte veramente macabra, veramente suggestiva e veramente particolare, perché comunque bisogna ammettere che l'idea di questo ragazzo è stata molto originale. Questo ha davvero attirato un sacco di persone in questa chiesa, hanno cominciato ad andare a vedere questa chiesa e questo ha permesso anche di raccogliere dei fondi per rifare il tetto della chiesa. Quindi attualmente la chiesa è visitabile, il tetto è stato rimesso al suo posto e le persone ne sono attratte tantissimo. Inoltre si dice che questa messa immaginaria di queste persone voglia simboleggiare i tedeschi che vivevano lì nel periodo che precedeva la guerra, quindi c'è anche, diciamo, una ragione abbastanza simbolica per tutto questo. Però è davvero una chiesa molto molto particolare. Fatemi sapere se conoscevate questo tipo di luogo, se magari lo avete visto di persona, insomma fatemi sapere nei commenti. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.